1, 2, 3, prova, check, si registra. Opinione di Luzio Show. Logicamente oggi, come anche la biblioteca TG1 Billy.it ci ha comunicato che anche noi in questo canale dovremmo comunicare il vizio di leggere. E anche noi abbiamo due bei libroni, logicamente. Il sacro e il profano, quello di André, logicamente. Scusate se mi scacco, logicamente, perché un attimino ho la caccola naturalmente che tende a scendere. Ma non vi preoccupate, è tutto risolto. Con una manina che strofina e si risolve il tutto. Tanto non dove, non, voi state dall'altra parte dello schermo, non vi inquino, non vi preoccupate. Ritorniamo a noi, il vizio di leggere, non il vizio di scaccolarvi. Quindi, ragazzi, memorizzate anche questo, logicamente. Qual è il vizio di leggere? Vizio di leggere è uno. Questo è un librone, tutte le auto del mondo, con tanto di foto, guardate che roba, ma guardate che spettacolo, la Isuzu Bellet 1600, cilindrata unica, pistoni che vanno su e giù, carburatore che scarbura a destra e sinistra in parallelo e in orizzontale, doppio specchietto sul muso della macchina anziché sulla fiancata, direi una genialata per parcheggiare. Eviti la truffa dello specchietto dei napoletani perché non si coglie col braccio. Eviti naturalmente, diciamo, anche un senso di estetica in più perché dà una propensione di essere aerodinamica con l'aria. Ebbene, cosa vi dico? Questa è una macchina del 73. Qui bisogna pescare le chicche dell'estetica, diciamo, del nostro Briatore. Ma non è solo quella la macchina che oggi vi voglio far ricordare nel vizio di leggere. Tiamen, naturalmente il quattro ruote ne fa un'edizione unica, più che rara. Lo voglio vendere? Non lo voglio vendere, me lo tengo. Logicamente, guardate anche la scheda illustrativa del motore, di tutti gli ingranaggi di cui è formato. Questa è roba grossa, ci sono i cilindri, i rulli che camminano, comprimono la benzina e ne esce una forza immensa per le loro ruote e continua a camminare e portare avanti un'automobilona. Con un volante di una classe unica, sempre Mercedes, qui si parla logicamente, un marchio, una qualità di garanzia già dal 73-74. Ma guardate che cruscotto, guardate che plancia, guardate che linea! Ma io dico, un culo così, l'avete mai visto? E una faccia così, mai vista? Non l'ho vista. Allora ragazzi, questo libro è uno, libro è due, leggetelo perché io ce l'ho tutto qua, ragazzi, e mi scaccolo, ma il mio è vizio di leggere, non vizio di scaccolarmi. E poi, naturalmente, sempre il sacro, libro vendutissimo, si sa che c'è il vizio di leggerlo. E anch'io, ahimè. E cosa dice? Questo si chiama la Bibbia. La stappiamo, la stappiamo. Logicamente, che dice? Non mi prenda Tommy X con questa cosa, non è Luzio. Logicamente, è una cosa che tutti possono utilizzare perché fa parte del vocabolario. E quindi anche a me piace questa parola, logicamente. Allora, il Signore mi dice: abbi pietà di me, e io ho pietà anche di lui, naturalmente. Mi dice: se ho pietà di me, io ho pietà di me, e ho pietà anche di lui. Non me la prenda, naturalmente, nessun riferimento ai credenti, perché io rispetto le religioni altrui. Prendo una frase, NDR, nota del redattore, redattore non sono io. Comunque sia, chiediti sarà dato, dice in qualche parte. E io logicamente rispondo, perché io chiedo e ti sarà dato, logicamente. E cosa mi sarà dato? Un bel mazzo di cuore per l'amore. Perché ho anche il vizio di leggere, sì, ma sai, questo è un vizio assai noto. Billy ci prova a fare il vizio di leggere, ma ha chiamato dicendo anche tu, opinione di Luzio, devi creare un vizio di leggere, perché l'editoria sta andando a rotoli, rotolò, 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 sacro e profano per voi. Allora ragazzi, carta 1, carta 2. La sinistra che è la mano del cuore. La sinistra, la mano del cuore, signor telespettatore. Noi ce ne andiamo nessuno qua in diretta. Con la mano della sinistra, si è indovinato. La mano del cuore, verso destra deve spostare. Il cuore è qui. Verso destra del cuore, qual è? Ah, c'ha ragione, è già a destra. Metta a destra del cuore, per favore. Ecco, la risposta è a voi. Bravo, lasci giù. Adesso rialzi un'altra volta. Rifacci un altro mazzetto, sempre a destra. Sempre a destra.
È bravo questo telespettatore, veramente. Complimenti perché riconosce la destra. No, no, non si confonda con quello di prima. Ecco, sì. Lei quale preferisce? Quella in mezzo, quella a sinistra e quella a destra? Quella a sinistra, logicamente. Vediamo cosa nasconde quella a sinistra. Ebbè, un bel cavallo. Qui si tratta di roba grossa. Cavallo. Qui il cavallo chiama carta. E che chiama carta, diciamo il cavallo? Ma è palese, ragazzi, che chiamerà quando tu cavalchi, cavalchi su di lotti, ti infervorisci, ci metti animosità. Ecco il sole, è normale, ragazzi, è sempre un cavallo poi, perché avete parlato cavalcato. E questo non è un gioco, avete visto anche voi in diretta che questa è magia. Non ho, ho mischiato le carte davanti a voi, logicamente. Un cavallo trotta trotta, che il mondo è bello, c'è il sole, vedete? Voi adesso vedete quest'altra carta che cos'è? E Lolo si è aspettato un secondo, ve la faccio vedere. Non c'è trucco, non c'è inganno. Qua c'è, qua c'è. Quattro di spade, ci siamo tagliati perché l'avevamo fa troppo lunga. Pareva che c'erano quattro cavalli. Allora, ragazzi, comunque il gioco è stato bello e litigherello. Comunque, il vizio di leggere uno. Eccolo qua, le auto nel mondo del 74, i vostri miglior gioielli. E ricordate, Hindustan, la più bella macchina che aveva la Rolls-Royce imitato per la loro berlina. E la Bibbia è sempre un testo, diciamo, da prendere come carta, logicamente, ma molto, molto, molto come carta. E la frase, diciamo, che arcinote è ora et labora, quindi prega e lavora, logicamente, prega e lavora. Come faccio sempre noi con le opinioni di Luzio, chi mi ospita nel mio canale, mi porta tanta ilarità e un cuore per voi, per il vostro vizio di legge, logicamente. Anche oggi, comunque sia, abbiamo un noto caffè che ci reclamizza la puntata, perché sennò non avremo la possibilità. Dov'è il caffè, signor ospite, qua? C'era il caffè qui, non c'è più il caffè è nostro che dobbiamo pubblicizzare, sennò dopodiché. Il signore Mbò. Crema, lavazza, crema gusto, gusto classico, classico gusto. Lo prendete, lo bevete e come vedete anche in questa casa è stato super apprezzato. Addirittura il campione spedito già finito. Questa è prova di qualità, non prodotto nuovo. Questa è per mandare la pubblicità nuova, far vedere che il prodotto non c'è più. Addirittura già in pubblicità si finiscono i prodotti. Questa non è crisi, questa è golosità del marchio Lavazza, che è un premio qualità, gusto classico per voi. Ragazzi, anche Lavazza è qui per noi che vi regala questa opinione di Luzio. E vai, ragazzi, arrivederci sempre su Opinione di Luzio.